Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palettina della Essence. Questa è la 4 Shadow, 4 ombretti, e il colore che ho io è il 5 To Die For. Allora, intanto un po' sporchina perché la sto usando in questo periodo, e si tratta di 4 ombretti dai colori nude, che adesso vi mostro. E il peso totale è un 5 grammi. E costa meno di 4 euro. Allora, adesso ve la mostro prima di tutto. Intanto è composta in questo modo da 4 colori, quindi un bianco, e due marroni, un rosa e due marroni. Ve li faccio vedere. Questo è il primo, poi abbiamo il rosa. Il marrone, che è questo ed è l'unico colore metallizzato. E il altro marrone più scuro, matte. Allora, cosa dire? È Di una questa palette palette. completa per un trucco da tutti i giorni o anche per la sera, è perfetta. Io trovo che il bianco è un illuminante alla fine, un ho perfetto come illuminante. Eccolo qui. Ok. Poi abbiamo questo rosa matte che è perfetto come colore intermedio nella palpebra, e poi abbiamo i due marroni, uno metallizzato e uno completamente opaco, che sono perfetti scusate, nell'angolo esterno dell'occhio per dare definizione. Quindi dipende uno un po' più chiaro, uno un po' più scuro, però io credo che questa palette sia davvero fantastica. La durata tranquillamente tutto il giorno con un primer sotto è meglio. E sono polverosi come le altre palette della Essence, quindi sì, sono belli pigmentati, vedete, ma sono un pochino polverosi, soprattutto i due marroni, soprattutto. Però per il prezzo che ha, credo che sia un problema minore. Io trovo che queste palettine siano molto molto valide, soprattutto. Sapete che io sono Che io amante sono nude. un'amante delle palette nude, e soprattutto sapete che io avevo una palette della Sephora che non fanno più, che adoravo, e questa è una valida sostituta. Oltretutto costa anche meno, quindi è disponibile in tante modalità, combinazioni di colori, tutte con varie texture, quindi c'è sempre uno shimmer, due opachi, un metallizzato, dipende dai colori. Comunque davvero guardatela, fateci una scappata perché sono davvero ottime. Io questa ve la straconsiglio, poi anche piccolina, volendo sta anche in borsa. Certo, ci vuole un pennellino o le dita, però è davvero fantastica. Io ve la straconsiglio e fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovate. Come sempre, spero vi sia stato utile, e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni di beauty, e alla prossima. Ciao!